collaborazione con MSC Crociere. sportoutdoorviaggi.it gnv.it. Spettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di S4, il talk show di Sportodoor.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport, dell'odore, delle vacanze, del turismo, puntata questa tutta dedicata al mare, alle crociere, all'ambiente e alla sostenibilità, con tre importanti esponenti di questi settori, con Leonardo Massa, direttore generale di MSC Crociere per il mercato italiano. Nella prima parte abbiamo presentato la nuova Euribia che verrà varata la prossima settimana. MSC Crociere, diciamo 22 navi in 20 anni, una nave all'anno anche durante il Covid, altri tre navi, il nuovo gruppo Esplora Giorni, in pochi anni il gruppo MSC è diventato il terzo player al mondo, leader in tanti settori. La crociera, dottor Massa, ormai è tutto l'anno, sì, una volta era solo d'estate, luglio-agosto, adesso possiamo dire che è piena anche d'inverno, giusto? Esattamente, le crociere, il successo delle navi da crociera è stato proprio la capacità di destagionalizzare completamente una vacanza che fino a 15 o 20 anni fa era molto relegata esclusivamente al periodo estivo. Anzi, notiamo che gli italiani cominciano addirittura a preferire la crociera nei periodi di spallo, addirittura nei periodi invernali. Per quest'inverno avremo nel Mediterraneo tre navi, tra cui la nostra ammiraglia, la MSC World Europa, la MSC Fantasia e poi la MSC Sinfonia, con itinerari lunghi di 10-11 notti nel Mediterraneo, e siamo convinti che, come già stato l'inverno precedente, saranno sempre più gli italiani che sceglieranno di destagionalizzare la loro vacanza per vari motivi. Da una parte quello economico, perché il prodotto è lo stesso ma i costi tendenzialmente sono più accessibili, il fatto che le navi in termini di densità sono un po' meno affollate dei canonici luglio-agosto, e anche le destinazioni che vengono raggiunte trovano un minor numero di turisti e quindi possono essere fruite e vissute in maniera migliore. Quindi mi sento decisamente di dire che il Mediterraneo d'inverno è la vera scoperta del turismo degli italiani degli ultimi anni sulle navi da crociera. Mediterraneo d'inverno, crociere più lunghe, destinazioni uniche ed esclusive come questa di New York, MSC Meraviglia, il Mar Rosso con l'Arabia Saudita, con l'Egitto, con Aqaba, con la Giordania, Arabia Saudita, credo esclusiva MSC, giusto? Esclusiva MSC con Jeddah, la possibilità di escursioni ad Alula, come ricordavi giustamente la Giordania, e poi nel Golfo Persico con le crociere da Dubai, a Abu Dhabi, Doha in Qatar e l'isola di Sirban Yas, e poi la presenza ai Caraibi con le partenze da Miami e da Cape Canaveral su base settimanale, la nostra isola Ocean Cay, la presenza in Sud America, in Sudafrica, e quest'inverno anche questa novità è anteprima assoluta, crociere d'inverno anche in Giappone, che andranno verso il sud del Giappone, verso il porto di Okinawa. E soprattutto io ricordo anche Israele con Gerusalemme, che è la città sacra di tre religioni monoteiste. Noi siamo andati i primi di maggio, è argomento della puntata di Mondo Crociera, vi ricordo Sportodoor.tv, il canale televisivo, talk show S4, ma anche il forum Mondo Crociera, questa nostra trasmissione che facciamo da 18 anni, tutta dedicata al mondo delle crociere. Poi mi permetto di puntualizzare, la metà degli italiani ormai ha più di 50 anni, ci sono 20 milioni di pensionati che giustamente hanno tempo e voglia di, come ha detto lei, di sfruttare il proprio tempo. L'età media si è molto allungata, quindi tanta gente va in vacanza anche fuori stagione per risparmiare, però diciamo c'è anche questo settore importante dell'economia. Sicuramente, ma devo dire che la fortuna del nostro hardware, delle nostre navi, è la capacità di accogliere veramente tutti. Quando il tempo è una variabile importante, o i bambini a scuola, le navi si trasformano negli itinerari e nelle destinazioni.
ma basta mettere un DJ, un rapper o andare a Mykonos, Santorini e Ibiza che la nave diventa automaticamente una destinazione per giovani e giovanissimi. Già fatto anche Mykonos argomento di questa puntata. Io personalmente consiglio MSC Musica da Atene a Haifa in Israele, passando per Mykonos, Santorini, per Kusadasi in Turchia, Cipro, Limassol, Haifa e Gerusalemme. Quindi un misto di divertimento, come ha detto il dottor Massa, con Mykonos e Santorini, ma anche di cultura con la Turchia, Efeso e appunto Gerusalemme. Ma parlando proprio di crociere di un certo prestigio, da MSC, il gruppo MSC ha fatto il gruppo Explora Journey. Siamo con Gabriele Cornalba, che è responsabile vendita del mercato Italia. Explora Journey l'abbiamo presentata nella prima parte, prima nave l'8 luglio varata a Civitavecchia, poi prima crociera nel nord Europa, l'Explora 2, una nave all'anno fino al 2028, varata nel 2024, farà il Mediterraneo. Ma cos'è Explora Journey? Nel frattempo vediamo bravissimo nostro regista a far vedere questa nave. Navi più piccole, 64.000 tonnellate, 461 cabine, solo 900 posti, non navi grandi come è la tendenza in questo momento. Una scelta controtendenza, dottor Cornalba, che sta dando dei buoni risultati. È una scelta in controtendenza e, se devo dire, la grande visione che ha avuto MSC e nella fattispecie la famiglia a Pontevago è stata quella di creare questo brand lifestyle. C'è una differenza di fondo, no? Quindi la ricettività di bordo è una ricettività che permette al cliente di vivere il tempo come meglio crede, perché non ci sono orari, non c'è dress code, vestiti al tuo meglio, ma devi sentirti, come dire, tu il riferimento principale della vacanza. L'obiettivo è quello di dare al cliente il miglior modo di essere a bordo possibile, quindi l'host in a state of mind. Anche la ristorazione, il trattamento di bordo è un all inclusive, non ci sono orari, vai a cena quando vuoi tu, scegli tu una delle 9 tipologie di ristorazione incluse nell'all inclusive. Ci sono 9 ristoranti a bordo? Ci sono 9 tipologie di ristorazione, più due che sono con una fee di prenotazione di pagamento. Una di queste, aver per esempio, male, invece 9 ristoranti a bordo. E questa è la grande innovazione. Cioè un mega yacht piccolo, ma che offre tantissime esperienze. Ti faccio solo un esempio. Alla sera una classica nave luxury standard ha il suo spettacolo, e quello è: a bordo di Explora Journey ci sono 12 club, e all'interno di questi 12 club ci sono 7 intrattenimenti differenti, che vanno dal clubhouse al jazz al ballo. Quindi il cliente che poi a fine cena ha voglia di passare una serata ha 12 opzioni differenti, senza dover convogliare solo ed esclusivamente nello spettacolo più importante. E questa è la grande innovazione a bordo. Anthology, dicevo prima, è uno dei ristoranti a pagamento, l'unico in realtà, e questa è un'esperienza che ti permette ogni 4 mesi di avere a bordo uno chef differente. Sono tutti chef stellati, il primo sarà chef Uliassi di Uliassi Restaurant di Sinigallia, 3 stelle Michelin. Quindi un'esperienza all'interno però di un'esperienza. A noi ci piace viaggiare, questo abbiamo capito, però un'altra peculiarità importante, prego leggeri di mandare la clip, è le destinazioni. Perché tu allora, 9 ristoranti, 3 stelle Michelin, suite mega, cioè 6 stelle, roba da... Certo. Però va in posti unici, giusto? Le suite sono le più grandi del segmento. Cioè, vedi il tramonto e vedi l'alba, come ha detto il dottor Vaghi nella nostra intervista. Se tu vai in un albergo mega, vedi il tramonto e non puoi vedere l'alba, però con la nave ti giri e vedi sia uno che l'altro, giusto? Certo, assolutamente sì. Cioè, va in questi fiordi unici qui della... La capacità di una imbarcazione più piccola è unica. Faccio un esempio per far capire anche le destinazioni come saranno vissute. Se tu per esempio navighi verso Kotor, questo fiordo meraviglioso, Kotor, questa città veneziana, in Montenegro, le grandi navi sono costrette ad attraccare in rada o comunque nel porto commerciale, la piccola nave attracca direttamente nell'ingresso della città, attracca di fronte alla cittadina, quindi scendi dalla scaletta e sei direttamente nella città. Questo lo amplifica quello che è il viaggio all'interno
di un'esperienza di Explora Journeys. Oltre a questo, gli itinerari vanno a prendere destinazioni desuete, Fiscardo per esempio, Castellorizzo, dove le navi non hanno mai attraccato. È sicuramente un valore aggiunto in termini di Castellorizzo, per chi non lo sapesse, era... ci è andato l'amico Abbato Antuono con Claudio Biso e tutto per fare il mitico film Mediterraneo, giusto? Assolutamente sì. E Explora Journey sarà la prima nave ad attraccare a Castellorizzo nel Mediterraneo 2024. Quindi queste le destinazioni sono destinazioni all'interno delle destinazioni. Destination, land and destination, come la bella destinazione Trieste. Assessore, sentire queste belle navi da crociera che arrivano anche a Trieste, che arrivano, che fate voi a Monfalcone, perché lo ricordiamo sempre che Monfalcone è uno dei cantieri, Fincantieri, è la leader nel mondo, ma la base è importante. Ma quanto è importante avere compagnie come MSC Explora Journey che tutelano il mare, perché sono tutte navi, come abbiamo sentito, che usano il GNL, il gas naturale liquefatto. Cos'è importante, lei che è assessore all'ambiente in una regione importante come il Friuli, avere partner così importanti che tutelano il mare e che, fra virgolette, mantengono la sostenibilità e aiutano l'ambiente a vivere bene? Ti rispondo subito, mi permetti una parentesi? Visto che ha citato Cattaro, e non Catto che in lingua non originale, che era un possedimento veneziano, lì è una città bellissima, era un dominio della Serenissima, lì è sepolta l'ultima bandiera mai nata quando Napoleone prese Venezia. Mesi dopo ammainarono l'ultima bandiera a Cattaro, per Asto, una cittadina vicino, e lì è sepolta l'ultima bandiera della Serenissima con il motto Mi Contiti con Mi, che è il motto dei lagunari, e la bandiera era lì perché la Repubblica di Venezia teneva lì la bandiera di guerra difesa da 12 ragazzi di Perasto, di lingua veneziana, e quindi lì storicamente c'è questa bandiera. Non tutti lo sanno, le compagnie di crociera potrebbero avere un valore aggiunto nel portare un valore aggiunto storico in un posto che è l'ultimo depositario della bandiera di Venezia, della Serenissima. Detto questo, è un territorio che c'è un po' di conflitti, insomma, noi abbiamo parlato di Gerusalemme, lì ci sono lì, gruppo... lì era sempre veneziano, tanto c'è un detto... Ma adesso? No, era negli ultimi secoli era veneziano fino a fine dell'Ottocento, del Settecento. E difatti i veneziani antichi dicevano mi costi più di Cattaro alle donne che magari avevano esigenze un po' troppo elevate negli abiti piuttosto che nei gioielli, perché Cattaro costava molto a Venezia per il mantenimento come difesa dei turchi. E quindi c'è questo... Questa non la sapevo, visto che nel mio dialetto Qatar... vai a comprare qualcosa, non perché Qatar, costa, lo Stato perché, Qatar, perché Qatar, per i veneziani nel mio dialetto, vai a cattarti qualcosa, esatto, visto che la Serenissima arrivava fino a Bergamo, allora visto che Cattaro costava molto Venezia, era sinonimo di costare molto, perché costava molto la difesa di Cattaro, quindi poi declinato. Dopo questo capitolo storico, il mare come lo tuteliamo, assessore? Beh, allora io compagnie come... non sono tutte le compagnie sono come MSC e Explora Journey. No, diciamo che l'MSC è conosciuto a Ponte, un grandissimo personaggio, averne e clonarlo sarebbe utile per chiunque. Detto questo, è vero, l'hanno fatto questa bellissima nave a GNL, che comunque è un combustibile fossile, e comunque la tendenza pro futuro sarà anche nell'andare verso l'elettrico. Aggiungo che è freschissima la notizia, un finanziamento europeo all'Università di Trieste, in collaborazione con Fincantieri, metterà in cantiere, come si suol dire, nei prossimi anni, entro il 2027, per poi farle navigare operativamente entro il 2030, delle navi completamente elettriche. È un problema. Di che lunghezza? Lunghezza importante. Adesso intanto hanno costruito una sala macchine, costruiranno per simulare appunto le batterie, perché il problema è appunto l'accumulo che queste navi... Il problema delle navi e delle barche è che, a differenza delle automobili, hanno un consumo maggiore di energia e quindi non possono fare lunghe percorrenze. E quindi questa sarà la sfida, finanziata dal Comitato Europeo, con Fincantieri, con l'Università di Trieste, in collaborazione con altri partner europei, compresi i norvegesi, di cui una filiale è lì di Fincantieri. E quindi questo che vediamo è proprio Fincantieri a Monfalcone, una nave di MSC, esatto. Che nave è questa qua, dottor Massimo? Questa è la Seaside. L'ultima? La terz'ultima. E quindi in questo progetto innovativo c'è anche un'altra cosa un po' che possiamo discuterne. Sarà previsto anche il pilota senza il comandante in carne ed ossa, ma sarà completamente automatizzata e non prevede la presenza umana.
quindi è un po' scioccante. Ma chissà quando succederà questo. No, questo è previsto nel 2030. Un comandante medio in Sorrento, perché ci piace ricordare che MSC, dottor Apponti, che tu hai nominato, predilige avere comandanti della penisola sorrentina. Ci sarà un perché o no? Diciamo che la marinaria italiana ha una storia millenaria e si distingue nel mondo. Devo dire che credo l'80% dei ponti di comando delle navi da crociera di tutto il mondo è popolata da ufficiali che vengono italiani, che vengono dalle scuole di formazione Italia, dove siamo all'interno dell'industria delle crociere, non l'abbiamo detto, ma l'Italia è una vera e propria eccellenza mondiale su tutta la filiera. Siamo eccellenti come paesi nel costruirlo, hai citato Fincantieri, abbiamo una cantieristica in quasi tutti i porti italiani straordinaria, abbiamo una filiera agroalimentare come paese collegata all'industria croceristica eccezionale, molto molto strategica per il paese. Considera che nell'industria delle crociere, nella filiera delle crociere, lavorano in Italia 120.000 addetti e vale il 3% del PIL nazionale. E in più è un'industria che cresce e continuerà a crescere nei prossimi anni. Quindi è giustissimo parlare d'Italia per moda e per cibo, ma mi auguro che sempre più nel tempo si parli d'Italia anche per le crociere e per l'eccellenza. Beh, già, che questo paese già l'eccellenza che hai detto, abbiamo detto 50 porti lavorano con le crociere, degli istituti nautici continuano a sfornare ufficiali che trovano lavoro subito il giorno dopo, si parla tanto di lavoro, basta scegliere la scuola giusta e il lavoro si trova, giusto, no? Le navi da crociera hanno questa capacità di continuare a crescere perché tutti i principali cantieri hanno nuove navi in costruzione, di richiedere tanto personale con specializzazioni molto differenti. Considerate che su una nave lavorano 1.500-2.000 persone con specializzazioni che vanno alle classiche specializzazioni nautiche legate alla nave, a tutto quello là che è il mondo dell'hotellerie, direttori di albergo, cuochi, artisti a bordo. Quindi sono un bacino importante per quanto riguarda la possibilità di impiego, e poi tutto quello che in termini di filiere è collegato, i porti, le escursioni, la vendita del prodotto. Diciamo che le navi da crociera generano tanto beneficio diretto e indiretto sui territori che con le navi da crociera vivono. In questo l'Italia, ripeto, è un'eccellenza perché diciamocela tutta, anche un paese posizionato al centro del Mediterraneo con oltre 7.000 km di costa e che ha un'attrattiva naturale per le bellezze e per la storia che custodisce, unica sul pianeta. E poi ha un programma televisivo Mondo Crociera che è in onda da 18 anni, che ha spiegato agli italiani quanto è bello la crociera. Io lo so perché mio zio veniva, lavorava sulla Michelangelo e Leonardo e mi raccontava degli aneddoti degli anni 60. Io sono nato e cresciuto con questa cultura e ho trasportato il suo amore verso di me, verso queste bellezze. MSC è anche questo, questa è Oceanchea, i Caraibi, un'isola tutta per 99 anni, tutta MSC, giusto? Esatto, un paradiso naturale a esclusiva disposizione dei nostri ospiti, dove non abbiamo costruito quello che sarebbe stato la tipica tendenza nel turismo, un hotel o un resort, ma l'hotel e il resort è la nave che arriva di giorno, fa vivere questa esperienza naturale agli ospiti e poi la sera riparte lasciando l'isola incontaminata. È un vero e proprio paradiso terrestre, sta avendo un successo a livello mondiale straordinario perché la nostra presenza ai Caraibi è una presenza in forte crescita. Tutte le nostre crociere che 12 mesi all'anno partono da Miami e Cape Canaveral toccano Ocean Cay, adesso anche le navi che partono da New York hanno alcuni itinerari, quelli che vanno verso il sud, verso i Caraibi, che toccano Ocean Cay, e quindi siamo certi con una destinazione che verrà sempre più raccontata, desiderata e ammirata dagli ospiti di tutto il mondo. Perché i Caraibi hanno questo boom, perché chiaramente è estate tutto l'anno, perché il mercato crocieristico americano è il primo che ha scoperto le crociere di un certo livello, giusto? Un brevissimo aneddoto, dato che abbiamo parlato di aneddoti, le crociere sono nate ai Caraibi, ma non sono nate come idea di business di un imprenditore lungimirante che ha pensato improvvisamente alle navi come destinazione, ma come una riallocazione di business. Perché fino agli anni 50 tutta la grande immigrazione che esisteva dall'Europa al Sud e Nord America avveniva via mare, quindi tutti hanno parenti o conoscenti che nell'inizio del Novecento sono emigrati o nel Sud o nel Nord America, e questo avveniva via mare. E quindi le aziende costruivano navi con la possibilità di trasportare gli ospiti attraverso fondamentalmente l'Oceano Atlantico, ma non solo quello,
Dopodiché, improvvisamente, post Seconda Guerra Mondiale, si è affacciato nel mondo dei trasporti un nuovo elemento, sconosciuto di fatto all'industria civile fino a quel punto, che è stato l'aereo, che in pochi anni, tra gli anni 50 e gli anni 60, ha soppiantato quasi completamente tutto questo traffico di immigrazione che esisteva tra l'Europa e il Sud e Nord America, che era gestito alle navi. Quindi gli imprenditori si sono ritrovati a un certo punto con queste navi meravigliose, di lusso, non sapevano cosa fare. Idea di un italo-americano straordinario negli anni 60, perché non portare ricchi americani che andavano a svernare in Florida per le loro vacanze invernali a bordo di una nave da crociera in giro nei Caraibi perché il tempo lo permetteva? E da quel momento è nata l'industria delle crociere come vacanza di massa, che dai Caraibi e dagli Stati Uniti ha preso il boom, e lo dicevi tu prima, che il 50% circa degli ospiti mondiali sono americani sulle navi da crociera, ed ha dato il là a questa industria che oggi si afferma in tutto il mondo. Americani che danno tanto mance, che questo ci fa solo che piacere, perché l'americano, la cultura della mancia, infatti sono i più ambiti e più apprezzati. Hai detto vero, faccio l'ultima, c'era la corsa a fare anche il record di attraversata dell'Oceano Atlantico, che è italiano, 1933, una nave fatta da Italia Navigazione, che è la precursore di Fincantieri, il Rex con il comandante Tarabotto, 5 giorni credo per fare la traversata da Genova, appunto da Gibilterra, perché si perdeva il passaggio della rocca di Gibilterra, fino a New York, del 1933, record battuto nel 92 da Cesare Fiorio e dagli amici di Fincantieri con il destriero, appunto parliamo di agosto 1992, quindi c'era anche la voglia di andare e fare anche il record di velocità, giusto? Certamente, perché c'era un enorme traffico non solo di europei che emigravano negli Stati Uniti, ma poi nel corso dei decenni di seconde generazioni che dalle Americhe, Nord e Sud America, rientravano a ritrovare parenti o rientravano. Tutto questo avveniva tramite navi. Questa è anche la logica delle distinzioni in classi, il film famoso citato pensando alle navi da crociera del Titanic e quant'altro. Erano tutte navi che facevano un servizio regolare tra le coste europee e le Americhe. Questo grosso business in cui gli imprenditori e gli armatori avevano investito per costruire nuove navi, improvvisamente in poco meno di un decennio è stato messo in crisi dal trasporto aereo, che l'ha soppiantato in una maniera rapidissima con la formazione. Un americano sveglio ha preso le vecchie navi e le ha riciclate. È giusto. Beh, questo ci fa solo che piacere. E adesso, questo amore, prego la clip. Il giro del mondo, chiudiamo perché siamo quasi in chiusura, è un'altra chicca, perché questo adesso, devo dire, un po' di anni fa ho letto che ci sono delle anziane che vendono la casa, che stanno fissi sulla nave da crociera, o no? La verità è che è una vacanza, diciamo, che ha un appeal anche nell'immaginario collettivo straordinario. Da bambini ci raccontano tutti del giro del mondo, l'idea di circumnavigare il mondo, comunque di vedere i 5 continenti in un unico viaggio, un'idea di per sé molto molto aspirazionale. Un po' di anni fa ci siamo imbarcati, nel vero senso della parola, in questa impresa, in quest'idea di poter portare i nostri ospiti per circa 4 mesi, 118-120 giorni a seconda degli itinerari, in giro per il pianeta. Il successo è stato straordinario e devo dire che, escluso nei 2 anni di pandemia, ogni anno continuiamo a riproporre questi giri del mondo, facendo dei cambiamenti, delle variazioni sugli itinerari, offrendo talmente tanto il nostro pianeta che continuano a riscuotere un successo straordinario. Questo che sta mostrando adesso la regia è il giro del mondo del 2024, che, proprio parlando di cambiamenti e novità, invece di essere un classico giro del mondo est-ovest, di circumnavigazione del globo, l'abbiamo immaginato così. Nord e sud qua. Nord e sud, esattamente. Nord e sud. Invece la voglia di esplorare, di navigare, dottor Cornalba, siamo quasi in chiusura, non finisce qui, perché con Esplora Giorni puoi andare anche al Polo Nord, passare il Circolo Polare Artico, il Circolo Polare Antartico, Nord, Sud, Terra del Fuoco, Groenlandia. Probabilmente sarà un progetto futuro, nel senso che in questo momento arriveremo fino al Circolo Polare, non abbiamo ancora l'Expedition, ma l'idea a flotta completa potrà essere anche quella. In questo momento, in termini di destinazioni, adesso prima vedevo il giro del mondo di
di MSC è stupendo da nord a sud, ti permette veramente di visitare, di fare un viaggio, no? Di non fare soltanto una crociera, ma di andare ad esplorare posti che via terra non riusciresti a fare. Non dimentichiamoci che il 90% del pianeta è stato colonizzato via mare ed è da lì, no? Dal porto che poi nasce tutta la civiltà. E Explora Journeys vuole fare viaggi di questo genere, tappe molto più frequenti, soste molto lunghe, tantissime overnight e capacità attraverso le destination experiences che forniamo, la possibilità di visitare gli stati e le regioni nel loro più profondo senso culturale. Faccio un esempio, in Mozambico siamo in grado di fornire una destination experiences che porterà una decina di ospiti a vivere una giornata intera con una popolazione locale del Mozambico, di vivere quella che è la loro cultura, quella che è la loro giornata tipo. Questo è per Explora Journeys il modello di viaggio. Il modello di viaggio che però alla fine deve arrivare a Trieste, assessore, giusto? Perché abbiamo detto scherzando che era il porto dell'impero austro-ungarico, alla fine si ritorna dove si è partito, no? Sì, abbiamo detto giustamente, comunque è una bella destinazione. Io auspico, come dicevo all'inizio trasmissione, che il traffico crocieristico aumenti, stiamo attrezzando anche per quello, ha un grosso sviluppo anche dal punto di vista turistico, lo dicevo, ma stiamo attrezzando anche nuove spiagge e nuovi, appunto, mentre nel passato il porto antico era porto appunto, oggi verrà ridato alla città per la prima volta e quindi saranno delle interessanti opzioni, opportunità per gli imprenditori e per i turisti nei prossimi anni. Ma sicuramente anni. Una cosa che non vi manca è l'amore per il mare, perché lei ritorna la prossima settimana e parleremo della Barcolana, che è la regata Guinness, al mondo con Guinness, più barche. Gli inglesi non ci battono, gli americani non ci battono. E questo è un record italiano, ne parleremo la prossima settimana. Record di campioni del mondo anche. Record di barche e di campioni del mondo in barca. In effetti, io parlavo di motonautica, che c'è un piccolo paesino a Boretto Po dove ci sono 4.800 abitanti, ci sono 100 titoli mondiali. Motonautica, a Trieste... Siamo là, forse, di più. Siamo più o meno... In proporzione non così, ma penso che abbia maggior numero di titoli mondiali di vela. La rinvito la prossima settimana, assessore Scocimaro, che ringrazio di essere venuto qui a questa puntata del nostro talk show Il Tempo è Tirano. Ringrazio l'assessore Fabio Scocimaro, che ritornerà settimana prossima. Ringrazio Gabriele Cornalba, responsabile vendite di Explora Journey, la nuova compagnia del gruppo MSC, target elevato di crociere prestigiose. E poi è sempre un piacere avere l'amico Leonardo Massa, direttore generale di MSC Crociere per il mercato italiano. 1 milione di croceristi, è una grande soddisfazione battere questo record. Solo 20 anni fa erano quante? 2-3 mila, adesso 1 milione. Credo che... I croceristi in Italia all'inizio degli anni 2000 erano circa 200.000, pensare che oggi sono oltre 1 milione fa capire di quanto questa industria abbia guadagnato segmenti all'interno dell'industria del turismo. E noi, ma non ci sentiamo arrivati, dobbiamo continuare. Infatti il mondo crociera va avanti. Per chi vuole avere maggiori informazioni, sportador.tv è il nostro canale televisivo, sul sito vedete tutte le puntate del talk show e tutte le varie puntate dedicate al mondo delle crociere con le compagnie più importanti. Ci vediamo settimana prossima, grazie per averci seguito, grazie allo studio, alla regia e ai nostri amici ospiti sono venuti a trovarci qui nei nostri studi di Milano per parlare di turismo, vacanze, crociere e di mare, ambiente e sostenibilità. L'appuntamento ritorna settimana prossima. Ciao, arrivederci, da Floriano Moboni. Con MSC Crociere, sportoutdoorviaggi.it, gnv.it.